Albenelli arbitra la gara Jacopetti della sezione di Pistoia, coadiuvato da Singh della sezione di Macerata e Maroni della sezione di Fermo. La Bagnonese da calcio piazzato beffa la difesa di casa, subito in avvio una mischia in area di rigore trova pronto Leonardi per la zampata vincente che manda gli ospiti avanti. Lo stesso attaccante sarà protagonista poco dopo con incursione stoppata in corner da Nagy, evitando il possibile raddoppio ospite. Dall'altra parte, dall'angolo, è Antonini a trovare un prezioso stacco di testa, ma la sfera si accomoda sul fondo. Davanti a un numeroso pubblico i leoni giallorossi prendono coraggio e tiro dalla distanza di Lussignoli chiama la respinta Corradi. Nella ripresa i padroni di casa tentano l'effetto sorpresa con Saporetti, pallone che si perde al lato. Ma i Ravennati non demordono e con Antonini, che ormai ci ha preso gusto in fatto di gol, trovano il meritato pareggio con tanto di dedica personale da parte del centrale difensivo in maglia numero 5. Il gol crea maggiore autostima agli uomini di Dossena, che ora giocano di fino. Quando Spinosa inventa questa parabola, Silla quasi non ci crede, non riesce ad arrivare all'appuntamento con i gol. Gli ospiti tornano ad alzare la voce, ma dall'angolo né colpo di testa di Bertozzini né il tiro finale di Marani recano problemi alla porta difesa da Botti. Madvi, tra i migliori in campo, mette al centro per la girata di Michael, messa in corner da Botti. La combinazione tra i due scatta nuovamente poco dopo, con Michael che, lanciato in profondità, trova un'incredibile progressione, mancando però in fatto di freddezza, centrando il palo alla sinistra di Botti. Il palo sveglia nuovamente il Ravenna e il tiro di Spinosa chiama al volo plastico Corradi, con tanto di deviazione in corner. Dall'angolo, dopo uno scambio corto, è lo stesso Spinosa a pennellare quest'assist per la testa di Antonini, che sfiora la personale doppietta. Doppietta che lo stesso centrale in maglia numero 5 troverà poco dopo, proprio dall'angolo battuto da Spinosa con il suo punto forte, ovvero lo stacco di testa. Il Ravenna ribalta la gara. Non ci saranno più occasioni da rete, con il Ravenna che si impone per 2-1 sulla Bagnolese, rilanciandosi in classifica.